Benvenuti in questo video. Oggi parliamo dello store Amazon. Come abbiamo detto nelle puntate precedenti, qualche video fa, Amazon offre la possibilità ai proprietari di un marchio che hanno registrato il loro marchio, il brand registry di Amazon, di creare uno store. Quindi, oltre alle sponsored brands, oltre a tutti gli altri vantaggi, schede, prodotto A+, la possibilità di accedere ad Amazon Transparency, tutte queste opportunità, chi è proprietario di un marchio ha anche la possibilità di creare uno store su Amazon. Le sponsored brands in combinazione con lo store funzionano molto meglio, perché a volte se i clienti non sanno cosa stanno cercando, sicuramente apprezzeranno molto l'esperienza dello store. Quindi possiamo realizzare delle sponsorizzate, le sponsored brands, in questo caso, in combinazione con lo store. In questo modo sappiamo bene che creando queste sponsorizzate apparirà, una volta effettuata la ricerca della parola chiave, in alto un banner con il vostro logo, il titolo e tre prodotti da voi selezionati. Cliccando sul logo o cliccando sul titolo, i clienti verranno riportati automaticamente al vostro store. All'interno del vostro store troveranno un'ampia gamma di prodotti, una vasta selezione di prodotti e potranno scegliere e acquistare più prodotti. Lo store aumenta del 17% il ritorno sull'investimento relativo alla pubblicità. Anche lo store, così come le campagne pubblicitarie, va creato facendo riferimento a un obiettivo specifico. Quindi, prima regola, sviluppa una strategia per lo store. Pensa a un obiettivo specifico e realizzalo in base a quell'obiettivo. Seconda regola, più che regola, secondo consiglio, crea uno store che rispecchi il più possibile il tuo brand, i tuoi prodotti e i tuoi valori, la cultura della tua azienda. Terza regola, verifica che ti sia tutto corretto, perché sappiamo bene che in fase di creazione dello store, quando andiamo a descrivere i prodotti, possono verificarsi degli errori di punteggiatura, maiuscole, quindi è necessario effettuare i dovuti controlli. Infine, controlla la versione per dispositivi mobile, ossia bisogna controllare che il nostro store sia performante sia per chi acquista da mobile sia per chi acquista tramite computer, quindi da desktop. Amazon vi offre un'altra opportunità, una funzionalità che potrete inserire all'interno dello store, il widget offerte. All'interno di questa sezione appariranno tutti i vostri prodotti che sono in offerta, che presentano delle offerte. È necessario ovviamente creare le offerte sui prodotti prima, precedentemente. E questi prodotti verranno inseriti automaticamente all'interno di questa sezione, della sezione del widget offerte, cioè non dovrete andare a fare alcuna selezione. Quali sono i fattori trainanti del traffico che portano traffico sul tuo store? Sicuramente l'URL Amazon univoco. In secondo luogo, il link nome del brand e infine i pulsanti per la condivisione sui social. Amazon vi offre la possibilità di analizzare i vostri report, i vostri dati, cioè vi fornisce un report con tutti i vostri dati relativi non solo alle campagne pubblicitarie, ma anche allo store. Quindi potrete verificare tutte le visualizzazioni che vi sono state all'interno dello store, le vendite che hanno portato le sponsorizzate e che sono arrivate dal vostro store. I dati chiave disponibili sono i visitatori, le visualizzazioni, le vendite e gli ordini ricevuti. Potrete inoltre monitorare il traffico organico da Amazon, il traffico che deriva dalle sponsorizzate e il traffico che deriva dall'esterno di Amazon. Potete quindi creare il vostro store, arricchirlo con del contenuto creativo e renderlo il più performante possibile. Intanto, per questo video è tutto. Se avete bisogno di ricevere consigli e supporto, potete iscrivervi al nostro gruppo Facebook, il Club degli Eroi, o richiedere una consulenza con un nostro Amazon Specialist. Trovate i link in descrizione. Intanto, per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Vi aspetto.